Educare per liberare. Andavo a scuola, la mia insegnante, che era una maestra pia, mentre eravamo intorno alla cattedra così parlando, vero? La maestra ci fa questa domanda: che cosa vorreste fare quando sarete grandi? Le altre compagne che erano lì vicino, ognuna ha risposto com'è. A me è venuto fuori così spontaneo: io vorrei fare la maestra pia. Comunque ho cercato di mettere tutto quello che potevo mettere nella scuola, ci ho messo tutto il mio impegno, anche se naturalmente ho fatto anche degli errori, perché alle volte troppo severa sono stata anche, e questo un po' mi dispiace, però le bambine mi volevano bene. E, insomma, alle volte anche nel riprendere i bambini è un pochino alzare la voce, oppure insomma farsi vedere anche dispiaciuta, perché per forza il bambino deve capire che sì, il rimprovero c'è, ma che alla maestra questo dispiace. Quando ero madre generale c'era un gruppetto qui nel corridoio, nel primo piano, di suore, e io mi sono raccomandata: aiutatemi, lavoriamo insieme, aiutatemi, perché questo si deve fare. L'aiuto, la madre generale porterà il peso, ma l'aiuto deve essere reciproco. Quindi, come il Papa dice sempre, pregate per me. E così io, aiutatemi. E una suora mi ha detto, quando lei ha detto così, io poi ho dato l'obbedienza, non mi ricordo per dove, dice: io sono andata, perché lei, sono rimasta colpita da quella parola che lei ha detto, aiutatemi, aiutiamoci.